Viviana Egidi è professore ordinario di statistica sociale della Sapienza Università di Roma e è stata dal 94 al 2003, io mi fermerei solo a questo, direttore centrale per le statistiche su popolazione e territorio, insomma direttore delle statistiche sociali con competenza sulle statistiche sociali, demografiche, sanitarie, giuridiche, ambientali e sui censimenti della popolazione dell'Istat. Quindi in realtà vedrete come questa mattina ci sono diversi dei relatori che hanno avuto relazioni fortissime, no, proprio con l'istituto, sono stati anche parte dell'istituto. Ancora la professoressa Viviana Egidi, tra l'altro, è stata responsabile del dottorato di ricerca in demografia dal 2004 al 2010. La domanda a cui cercherà di dare risposta è: la statistica ufficiale è stata in grado di documentare adeguatamente il grande cambiamento sociale e demografico che ha segnato gli ultimi 40 anni e di fornire le informazioni necessarie per meglio comprendere appunto i fenomeni demografici? Prego. Grazie Salvatore, poco gentile da parte tua ricordarmi quanto sono anziana. In modo estremamente diretto. Buongiorno a tutti, è molto difficile ovviamente sintetizzare in una breve presentazione, come auspico sia la mia, le grandi trasformazioni che da un punto di vista statistico hanno accompagnato queste grandi trasformazioni demografiche e sociali, aggiungerei, che hanno caratterizzato questo secolo. Tant'è che ho scelto di limitare il mio compito focalizzandomi sugli ultimi 35 anni, una data che è importante, un periodo che è importante perché 35 anni fa, nel 1981, una commissione internazionale guidata da Sir Klaus Moser ebbe dal governo italiano l'incarico di valutare le statistiche ufficiali e rilevò una forte arretratezza delle statistiche ufficiali in campo sociale. Beh, da allora è cambiato moltissimo, come ovvio, e cercherò di darvi conto proprio di questa grande trasformazione. Allora, per organizzare un po' la mia presentazione seguirò due filoni fondamentali che sono ovviamente strettamente interconnessi, ma sono distinti. Il filone della misurazione, che va dal conteggio della popolazione, che è poi un po' la base delle necessità di informazione demografica che abbiamo, ma anche non solo il conteggio della popolazione, ma il miglioramento della misurazione delle caratteristiche degli eventi. Poi passerò a un altro filone che a mio avviso è altrettanto importante, e che è il filone dell'interpretazione, che si è affacciato più recentemente nell'orizzonte della statistica ufficiale, e farò riferimento ad alcuni esempi, l'esempio del sistema informativo sugli esiti dei concepimenti e alcune indagini multiscopo che meglio di altri hanno caratterizzato questo desiderio di offrire alla ricerca demografica elementi per l'analisi e l'interpretazione, e poi qualche breve cenno sulle prospettive per il futuro. E partiamo dal sistema integrato per il conteggio della popolazione. È chiaro, è evidente a tutti noi quanto è importante avere un conteggio affidabile che ci garantisca i denominatori di tutte le nostre, dei nostri indicatori. Abbiamo delle specifiche sfide, non sempre, non lo sto a raccontare qui ai demografi ovviamente, ma i pochi non demografi presenti, abbiamo delle specifiche sfide da rispettare in campo demografico, che sono le congruità fra età, periodo e coorte, che vanno rispettate nelle stime di popolazione a tutti i livelli di aggregazione sia sociale che territoriale, quindi specifici metodi e vincoli alle nostre stime, prima di tutti, della produzione statistica. In questo meccanismo un ruolo centrale hanno le anagrafi, e mi piace sempre ricordare il ruolo importantissimo che hanno avuto due rilevazioni, la rilevazione sulla popolazione per età
Non per età, ma per sesso, anno di nascita e stato civile, la famosa POSAS, e la successiva indagine STRASA, che hanno consentito ai demografi di avere appunto i denominatori ai livelli territoriali più disaggregati, continuativamente, cosa che quando cominciai io a studiare era un sogno, un'aspirazione difficilmente realizzabile. Naturalmente il problema delle anagrafi porta con sé il problema della qualità delle anagrafi, e noi sappiamo che nell'ultimo censimento, proprio per la metodologia che ha adottato e con i successivi strumenti che ha messo a disposizione dei comuni, SIREA in particolare, hanno consentito di fare un passo in avanti significativo nella qualità delle anagrafi, e di questo tutti ci compiacciamo. Che cosa sta avvenendo adesso? Adesso sta avvenendo, si sta mettendo in piedi, ormai è praticamente realizzato, questo sistema che, scusate gli acronimi, ma ormai gli acronimi hanno invaso il nostro modo di parlare, MIDEA e ANVIS, che sono due sistemi, uno sui microdati, l'accounting dei microdati, e l'altro è l'anagrafe virtuale che l'Istat ha potuto costruire internamente grazie ai risultati dell'ultimo censimento corretti con SIREA. Perché è così importante questo? Perché questo è il sistema, diciamo, di integrazione di base delle informazioni. Sulla base di ANVIS, del sistema di microdati, della riconciliazione che questo sistema consente tra il micro, il macro, le statistiche correnti, le statistiche di censimento, il trasversale, il longitudinale, si riuscirà a mettere in piedi quel registro delle famiglie e degli individui che dovrebbe essere la base della stima della popolazione nei prossimi anni. Naturalmente molto ci aspettiamo dalla finalmente, speriamo presto, realizzazione della NPR, l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Che questa speranza ci sta accompagnando da un po' di tempo, siamo sempre con il desiderio di vederlo realizzare, sta ancora un po' slittando, tutte le scadenze stanno slittando, ma sicuramente ci aspettiamo dalla sua, prima o poi vedrà la luce, realizzazione, un ulteriore miglioramento delle statistiche di base, e questo sarà veramente un passo importante. E naturalmente un contributo da questa nuova istituzione, della NPR, dovrebbe essere proprio al nuovo censimento continuo che dovrebbe vedere la luce prossimamente. L'altro filone, che è quello sempre della misurazione, è quello che è relativo al miglioramento della misurazione delle caratteristiche degli eventi, e voglio portarvi un esempio di come il miglioramento di un processo di produzione ha portato un grande ampliamento della base informativa messa a disposizione della ricerca demografica. Faccio riferimento all'indagine sui decessi e sulle cause di morte, che è uno dei pilastri fondamentali dell'informazione sanitaria del Paese. È stata testimone di una delle grandi trasformazioni che Golini ci ha illustrato, ha accompagnato la storia del Paese da un periodo in cui la speranza di vita era di 34 anni alla fine dell'Ottocento, uguale per maschi e femmine, a un periodo come quello attuale in cui la speranza di vita è di 80 anni per i maschi e 85 per le donne. Voi capite che balzo che è stato effettuato in questo settore. Dal punto di vista delle cause di morte, questo ha comportato una trasformazione che ci ha portato dalla prima classificazione dell'Internazionale delle Malattie, che faceva conto di 161 titoli, pensate, all'attuale classificazione in vigore, che è la decima, che gioca su oltre 2.000 titoli e 12.000 voci. Quindi pensate, è tutto il panorama dello sviluppo della scienza medica, della scienza sanitaria, che vediamo attraverso questa indagine. Questa indagine, con l'introduzione della codifica automatica, ha fatto un balzo sia nella qualità, perché ovviamente eliminando il fattore umano nella codifica si migliora la qualità e si migliora la qualità del risultato finale, ma anche perché con l'introduzione della codifica automatica è stato possibile mettere a disposizione degli studi
una informazione che è relativa alle cause multiple di morte. Che cosa sono le cause multiple di morte? Sono tutte le cause che compaiono un certificato che il medico certifica che hanno contribuito al processo di morte. Perché sono così importanti? Perché intanto permettono di riconsiderare il ruolo di alcune cause nel panorama sanitario del paese. Si è così potuto verificare che alcune cause, in particolare ad esempio le cause, le malattie nervose e mentali, non pesano al 5% dei decessi, così come risulterebbe da se le consideriamo solo come cause iniziali di morte, ma pesano al 10% o nell'età oltre 65 anni. In più, nelle malattie infettive, per esempio, che noi consideriamo oramai debellate, le malattie infettive passano da un'incidenza dell'1% a un'incidenza di poco inferiore al 20%, quindi un ruolo ancora molto importante. E inoltre le cause multiple permettono di fare una cosa che prima non si poteva fare, studiare le relazioni. Questa immagine vi dà in maniera molto immediata le relazioni che esistono fra le diverse cause di morte nel processo che conduce a morte. I colori hanno un significato in termini di classificazione: in blu sono i tumori, in giallo scuro sono le malattie dell'apparato digerente, in giallo più chiaro le malattie endocrine. Senza soffermarsi specificamente, voglio farvi notare i pattern di mortalità, cioè i gruppi, le strutture che emergono nella mortalità. Così vedete ad esempio il gruppo dei tumori, fortemente connesso al suo interno, che ha connessioni con delle malattie che sono localizzate nelle stesse organi in cui sono localizzati i tumori. Vedete ad esempio le malattie endocrine focalizzate sull'obesità, che ha relazioni con l'ipertensione, il diabete, le malattie della tiroide. Vedete ad esempio le malattie nervose e mentali, che descrivono con molta chiarezza il processo di progressivo decadimento delle persone che sono colpite da queste malattie, con le malattie della pelle, le malattie dell'apparato respiratorio e così via. Vedete che ricchezza di informazione è stata permessa con l'introduzione di un miglioramento di processo di produzione. Di questo siamo molto grati all'Istat. Naturalmente ulteriori sviluppi noi ci aspettiamo con l'introduzione, speriamo prossima, della compilazione online del certificato di morte da parte dei medici, che darebbe una bella spinta alla qualità e alla tempestività, che pure è importante. Ma molti miglioramenti conoscitivi sono già avvenuti e dovrebbero ancora avvenire sulla base dell'integrazione fra questa indagine con altre fonti. Vedremo più tardi un esempio tratto dal linkage fra i dati di questa indagine e l'indagine sulla salute. Voglio qui presentarvi soltanto un risultato recentissimo che l'Istat ha messo a disposizione non più di una settimana fa: la sopravvivenza per livello di istruzione. Noi tutti volevamo molto fortemente questo risultato, perché dovevamo accontentarci di stime fatte soltanto su una zona molto specifica del territorio. Vedete qui l'Istat ha potuto, mediante un linkage con i censimenti, con l'ultimo censimento, elaborare le tavole di mortalità per livello di istruzione, da cui vedete che esiste un fortissimo livello, un fortissimo divario di sopravvivenza, soprattutto per gli uomini, fra coloro che hanno una licenza elementare o nessun titolo e coloro che hanno una laurea e oltre. 5 anni di differenza, molto più alta come differenza, delle differenze che noi consideriamo elevate già e che ci preoccupano, territoriali, perché ormai il territorio italiano ha un divario di 2 anni e 8, uguali per maschi e femmine per giunta, fra regioni, province autonome e regioni, e 5,2 anni per gli uomini sono gli anni che separano le diverse livelli di istruzione. Per le donne i differenziali sono un pochino più bassi, ma esistono. Naturalmente poi si vedono altre cose interessanti, si vede per esempio come molto non dipenda soltanto, è uno svantaggio che accompagna tutto il ciclo della vita, e quindi lo troviamo anche fra gli anziani, in cui il differenziale diminuisce in valore assoluto ma aumenta in senso relativo.
Naturalmente, come dicevo, questo è un settore, quello dell'integrazione informativa, che non può che darci grandi soddisfazioni per il futuro. Si dovrebbe cercare di, e credo e so che alcuni progetti lo prevedono, l'integrazione di questa indagine con le SDO, certificati di missione ospedaliera, con la farmaceutica per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia anzi, dei trattamenti e così via. Ma passiamo rapidamente al secondo filone dell'innovazione, che è quello degli strumenti per interpretare, non più soltanto per contare, ma per interpretare. Farò brevemente riferimento a quattro temi: il tema del sistema informativo sull'esito dei concepimenti, famiglie e soggetti sociali, l'indagine della salute e il follow-up di cui vi ho già anticipato, e il sistema di indagini sulla presenza straniera, che è diciamo, l'ultimo arrivato, ma non meno rilevante. Sistema informativo sull'esito dei concepimenti. E chi come me era all'Istat in quel periodo si ricorderà la tragedia che è stata conseguenza di una, diciamo, normativa che è stata inserita nel panorama italiano diciamo, in maniera repentina, che è, diciamo, la legge che va sotto il nome di Bassanini bis sulla semplificazione amministrativa. Bene, questa l'indagine che c'era fino a quel punto, siamo nel 97-98, è morta nel giro di una notte, diciamo così, un'indagine che andava avanti appunto dal 1926 con una norma giusta dal punto di vista del cittadino. La semplificazione amministrativa è la nostra aspirazione, credo che ci accomuna tutti, però dal punto di vista della rilevazione statistica ha comportato la morte di un'indagine. Quindi questa, diciamo, la nascita di questo sistema, il sistema informativo sugli esiti dei concepimenti, viene portato come esempio della fragilità delle indagini di tipo amministrativo, perché non dipendono dall'Istat, dipendono da altri. L'Istat però ha avuto un grande pregio, un grande valore, quello di trasformare un evento negativo in un evento invece positivo, perché è vero che l'indagine precedente era molto tradizionale, molto lunga soprattutto, ma è vero pure che si è limitava a dare conto degli aspetti essenziali, mentre con il nuovo sistema di indagini si è dato conto di tantissimi diciamo, aspetti che sono a contorno della nascita dei bambini, il contesto familiare, la storia lavorativa della madre, le condizioni socio-economiche delle famiglie, tutti aspetti che non erano presenti nelle indagini precedenti. Quindi trasformazione di un evento negativo in un evento positivo. Soltanto brevemente un cenno a uno dei risultati che vengono dall'indagine Cardine, dalle indagini, perché stiamo già alla terza edizione di questa indagine, l'indagine Cardine del sistema, che è l'indagine sui nati. Mi è sembrato interessante rilevare, anche per fare il paio con quello che diceva Golini circa la fecondità precedentemente, emerge chiaramente da questa indagine quanto poco sia amichevole il nostro paese nei confronti della maternità. Guardate soltanto l'ultima di questi rettangoli e guardate il rettangolino rosso. Quel rettangolino rosso ci dice che il 14% delle donne che lavoravano al momento in cui si sono rese conto di essere incinta, quindi al momento dell'inizio della gravidanza, 14% delle donne lasciano o perdono il lavoro, che tradotto in termini di occupate rappresenta una donna su quattro, 22% delle donne lasciano o perdono il lavoro a seguito della gravidanza. Il rischio di lasciare e perdere il lavoro è naturalmente molto più alto al sud, che già col primo figlio vedono la perdita, o può essere anche un desiderio della donna, di una donna su tre che lascia o perde il lavoro. Anche quelle però che mantengono il lavoro, in quasi la metà dei casi dichiarano forti difficoltà a conciliare il lavoro con la famiglia. Quindi perché diciamo stupirci che poi
queste donne, questi sono i risultati dell'integrazione dell'indagine del 2005 sui nati, con i nati negli anni successivi. Al momento dell'indagine si era chiesto a queste donne che progetti di fecondità avessero, e vedete che il 54% delle donne, quindi oltre la metà delle donne con un figlio che prevedevano di fare il secondo, hanno dovuto poi rinunciare. Sì, è vero, questo paese è veramente poco friendly con le madri e, con, e naturalmente con i bambini. Naturalmente ci sono poi molte differenziazioni, questo divario tra aspirazione e realizzazione è tanto più forte per le più giovani, per le meno istruite, per le donne del mezzogiorno, quindi aumentando ancora di più i differenziali di cui ci parlava Golini. Un'altra indagine che ha fatto un po' la storia dell'interpretazione dei comportamenti demografici è l'indagine su famiglie e soggetti sociali. Ai demografi non starò qui a raccontare come prima di questa indagine ci si chiedesse come fossero strutturate le famiglie di fatto, che quali fossero le strutture, la mappa della parentela, le reti di solidarietà che rendevano poi realizzabili anche la crescita dei bambini, ad esempio. Questa è un'indagine che raccoglie le domande della Gender and Generation delle Nazioni Unite, quindi è un'indagine che raccoglie informazioni anche rilevanti a livello internazionale ed è l'unica che ci consente di ricostruire delle carriere, la carriera lavorativa, formativa, riproduttiva. Ecco qui per esempio come appare una specie di ecografia della conquista dell'indipendenza di due generazioni tipo, casualmente la mia e quella di mio figlio. Quindi particolarmente la sento, quindi la generazione degli anni 40 e la generazione degli anni 70. Vedete qui in blu, in basso, la presa di spazio della formazione di base, la scuola, la scolarizzazione, che investe periodi della vita sempre più lunghi e più alti, più intensi. In pervinca abbiamo le persone che hanno finito di studiare e che non hanno mai lavorato, i famosi NEET, e vedete come questa area si incunei verso età sempre più avanzate. E vedete poi quella in marrone, che sono le persone che hanno finito di studiare e lavorano a termine, e vedete la fortissima riduzione, sia per i maschi che per le femmine, delle persone che hanno finito di studiare e che lavorano a tempo indeterminato. È la radiografia dei dibattiti a cui stiamo assistendo in questi anni. E questa è ancora più evidente, sono le traiettorie di formazione della famiglia, ed è qui che più grandi sono state le differenze. Vedete, in blu sono di nuovo le persone che non hanno subito transizione, sono persone che siamo centrati fino ai 30 anni per le generazioni più giovani. Vedete quanto è ampia l'area delle persone che non hanno verificato delle transizioni. In verde sono le persone che hanno lasciato la famiglia di origine, gli sposati sono quella piccolissima area violetta che era grande nel precedente, sono appunto gli sposati, e guardate, praticamente scomparsa, soprattutto per gli uomini, l'area delle persone che entro i 30 anni sono sposati e con almeno un figlio. Credo che niente meglio di queste immagini rappresenti la trasformazione demografica di questo paese negli ultimi 50 anni. Questa indagine che vi presento adesso è l'indagine sulla condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari, un'indagine che secondo me è un prototipo di come l'innovazione innestata alla continuità, quindi un'innovazione che garantisca la comparabilità dei risultati, sia quella che più dà materiale per le analisi e per gli studi. Questa indagine è stata sempre molto attenta, permette per alcuni indicatori di coprire un periodo che va dal 1980, quindi praticamente nessun'altra indagine, forse le forze di lavoro qualcosa
hanno delle serie così lunghe, ma sul sociale demografico, quindi sulla salute, sulla popolazione, non c'è niente che abbia questo respiro. E ciò nonostante poi abbia subito nel corso del tempo grandissime innovazioni, perché poi è uno dei settori in cui la ricerca scientifica è andata più velocemente, quindi questa indagine ha raccolto le sollecitazioni che venivano dalla ricerca e ha quindi integrato le nuove esigenze informative. Ciò nonostante è riuscita a mantenere questo filo rosso che ne fa una, che la caratterizza specificamente. Nuovi contenuti informativi di queste indagini vengono proprio dall'integrazione con l'indagine sui decessi e sulle dimissioni ospedaliere, che hanno per la prima volta in Italia permesso di fare degli studi sulle relazioni fra salute e mortalità, fra salute e sopravvivenza, vedere le determinanti sociali della mortalità, le condizioni di salute negli ultimi anni di vita. E vedete qui, naturalmente molto rapidamente, stiamo guardando la sopravvivenza relativa, cioè delle persone che hanno dichiarato diverse condizioni di non buona condizione di salute, rapportata alle persone che invece sono in buona salute. Nella parte in alto vedete gli indicatori relativi alla disabilità, nella parte in basso relativi alla percezione della salute soggettiva. E vedete? Le curve in viola rappresentano, ad esempio, nella parte stiamo guardando sia per le condizioni meno severe che per le condizioni più severe, e vedete che ventaglio di curve di sopravvivenza emergono quando noi andiamo a misurare le differenze, ad esempio, a livello di età o a livello di età, sia che siano condizioni di salute funzionale, sia che siano condizioni di salute percepita. Attiro la vostra attenzione che il differenziale, stiamo parlando di mortalità, quindi è osservato, è reale, il differenziale, quello che viene indicato sulle slide come HR, cioè il rischio relativo, è più forte per la salute percepita che per la disabilità. Quindi si conferma anche in questo caso il grande potere predittivo sulla mortalità della percezione della salute. Ma questo è il risultato, secondo me, più nuovo, perché prima non si poteva fare niente di tutto questo, studiare la condizione di salute negli ultimi anni di vita. E ad esempio qui vediamo come differenziale maschi e femmine o nella gamma dell'età, vediamo che nell'ultimo anno di vita è molto frequente la condizione di disabilità severa. Qui stiamo guardando soltanto la disabilità severa, cioè l'assoluta mancanza di autonomia funzionale, ma che comunque è una disabilità che colpisce massimo, più alto per le donne che per gli uomini, massimo una persona su due. Quindi è vero che in prossimità della morte la disabilità è più frequente, ma non è totalizzante. Quindi e vedete anche che scende molto rapidamente via via che ci si allontana dal momento della morte, e queste sono tutte informazioni che sono indispensabili per studiare, per esempio, le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione, quando si dice che l'invecchiamento produce inevitabilmente un aumento delle spese sanitarie. In parte è vero, in parte no, quindi merita di essere studiato attentamente. Ultima indagine di cui volevo un attimo presentarvi i risultati è il sistema di rilevazione sulle indagini sulla presenza straniera. Questo è un fenomeno per l'Italia relativamente nuovo, nasce praticamente alla fine del secolo scorso. Vedete il grafico della presenza straniera in Italia e vedete come siamo arrivati a rappresentare il terzo paese per immigrazione dal punto di vista del valore assoluto. Siamo ancora al decimo in termini di incidenza comunque, quindi tanto allarmismo è probabilmente anche fuori luogo, quindi siamo ancora al decimo posto in Europa per incidenza di popolazione straniera, siamo al terzo come presenza assoluta, ma siamo un grande paese, così ci dicono. Pensate che
fino a poco tempo fa, io lo chiamo fino a poco tempo fa perché ancora per me sono periodi storici, nel 1980 ancora il quesito sulla cittadinanza era relativo ad alcune cittadinanze appena inserito nelle nostre statistiche correnti. Solo nel 95 si rilevano tutte le cittadinanze, questo testimonia proprio il passaggio epocale di un paese da emigrazione a immigrazione, non si sentiva proprio la necessità. Ma sicuramente quello che ha caratterizzato questo settore di studi sono le due ultime rilevazioni. La rilevazione sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri, che affronta per la prima volta su tutta la gamma delle necessità informative il problema della valutazione delle, ad esempio, la famiglia, il matrimonio, i figli, la formazione scolastica, il lavoro, la storia lavorativa, la storia migratoria delle persone straniere in Italia. Ad esempio raccoglie informazioni sulla religione. E vedete da questa tabella come la maggior parte, oltre la metà delle persone straniere in Italia sono cristiane, fra cattoliche e ortodosse, che effettivamente la terza religione è quella musulmana, che comunque rappresenta il 26% in media, anche se al nord magari con delle proporzioni un po' più alte. Anche questa indagine permette di verificare la condizione di salute di queste persone e vediamo, ad esempio, questi sono degli indicatori che fanno il confronto tra la condizione di salute degli stranieri e degli italiani, e vedete che sono normalmente hanno una salute migliore della nostra, tanto migliore quanto più ci spostiamo verso le età più avanzate e quanto più andiamo verso dimensioni della salute più soggettive, tant'è che abbiamo per lo stato psicologico e per la salute mentale un 10% di condizione media migliore degli stranieri rispetto agli italiani. La seconda e ultima indagine, che ha visto diffondere i risultati non più di 10 giorni fa, è l'indagine sull'integrazione della seconda generazione, l'integrazione scolastica della seconda generazione di immigrati. Vedete nei diversi grafici, anche se devo andare piuttosto rapida, che ormai la metà dei bambini che frequentano le scuole secondarie sono o nati in Italia o sono arrivati in Italia in età prescolare. Non ci deve quindi stupire che quasi la metà di loro si senta italiano, è ovvio, sono nati come i nostri figli in Italia, hanno problemi di essere assorbiti dal nostro tessuto scolastico. Perché? Perché vengono normalmente iscritti a scuola con dei ritardi già a priori e poi accumulano ritardo con delle ripetenze anche più di un anno. E adesso ho finito veramente. Qualche prospettiva per il futuro. Prima cosa, credo che visto il grande patrimonio che abbiamo accumulato da quando Sir Klaus Moser ci fece la romanzina perché non avevamo una buona base informativa sul sociale, abbiamo, a mio avviso, implementato un sistema di informazioni che è alla pari, se non in qualche aspetto migliore, di quello che possiamo trovare negli altri paesi europei. Naturalmente questo grande patrimonio va intrattenuto, l'investimento non può essere ridotto perché l'informazione statistica è un bene deperibile, lo sappiamo. È un bene deperibile perché se non si intrattiene subito si rovina, supera la maturazione e va a male, come si dice a Roma. Quindi è bene intrattenerlo e mantenere alto l'investimento. Ricordiamoci che in Italia l'Istat è l'unico presidio che sia in grado di raccogliere informazioni a livello nazionale attendibili e utili per l'interpretazione dei fenomeni demografici e sociali. Naturalmente ci aspettiamo molto da un uso sempre più integrato delle
fonti di natura diversa, fonti statistiche, indagini, fonti amministrative. Da questo ci aspettiamo un grande impulso, perché sta diventando sempre più semplice, sempre più produttivo, sempre più rapido da effettuare. Permettetemi di aggiungere un auspicio che sempre dico in queste sale, da quando ancora la frequentavo come interna: l'Istat dovrebbe lanciare una indagine longitudinale prospettiva, perché è quello che ci manca per essere alla pari con gli altri paesi, la possibilità di studiare le trasformazioni a livello micro, capire perché le persone cambiano, come cambiano e perché hanno delle modificazioni dei loro comportamenti. Senza questo saremo sempre un passo indietro nella ricerca sociale. E poi, diciamo, questo sì, nelle statistiche di natura amministrativa abbiamo un grande privilegio, quello di avere la possibilità di localizzare fisicamente sul territorio gli eventi. Bene, credo, con la geolocalizzazione, credo che questo sia un passo che l'Istat credo che abbia già in progetto di fare, ma che da cui ci aspettiamo grandissimi risultati. Grazie a tutti.